Quasi 8 mesi di viaggio, 22.000 km in bicicletta dall'Europa a tutta l'America, compreso anche il Messico, insomma un'avventura che si è finita a metà strada per ovvi motivi anche di stanchezza uno, ma anche di economici. Per cui Matteo Blundo è tornato a Siracusa. Purtroppo ho dovuto alzare la bandiera bianca a fermarmi a metà, ma non per volere mio, perché potevo anche continuare, ma quando una persona arriva proprio al collasso continuo completamente, come sono arrivato a collassare per forti crampi allo stomaco per diversi giorni che non potevo mangiare, mi hanno dato assistenza dei vigili del fuoco perché sono arrivato a terra. Mi hanno dato assistenza e quando sono arrivato a quel punto che ho detto, un attimo, cerchiamo di capire cos'è l'importante, il viaggio o la vita o la famiglia. Allora ho scelto che forse è molto più importante avere a casa la famiglia e sopravvivere. Ecco, partito il 10 di agosto dell'anno scorso, ha girato davvero tutta l'Europa, dopodiché in aereo dalla Spagna è arrivato in America e qui è cominciato un viaggio lunghissimo. Con quali esperienze sono le cose più importanti? Sì, diciamo che l'esperienza personale è stato conoscere anche l'America. La cosa più bella invece è il cuore che c'è l'americano, perché ho sopravvissuto, non vissuto, sopravvissuto grazie a loro. E quello che ancora non capisco, perché essendo che io non parlo inglese, quando qualche persona si avvicinava e mi dava qualche $100 o $50 che loro parlavano, io potevo solo ringraziarle perché non capivo cosa mi dicevano. Sono riuscito a sopravvivere anche in Texas, che è stato lì una grande avventura per via che dovevo dormire a 15-20 gradi sotto zero, oltre a rischiare l'ipotermia, e lì invece mi ha aiutato anche la polizia, perché quando mi ha visto in quelle condizioni dice ragazzo, dice qua ci lascia la vita, e mi hanno portato in albergo, sono stato 2 giorni quando proprio è stata la bufera che ha colpito Major Peter Texas. E da lì la polizia mi ha aiutato e mi hanno dato sia dall'alloggio che sia da mangiare e grazie a loro diciamo che sono riuscito a superare questo estremo. A Siracusa, anche lì traversie per ritornare, bicicletta se ne parla più. Con la bicicletta ho chiuso.